Ciao a tutti, amici di Mi Sto Viaggiando Addosso. Noi siamo Valentina e Alessio e oggi vi parliamo di cosa mangiare a Gran Canaria, prodotti tipici e ricette. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Come state? Oggi vi parleremo dei piatti tipici dell'isola che ci ospita, Gran Canaria. Finalmente! Un video che ha un argomento che mi entusiasma da morire, il cibo! Sì, perché dovete sapere che quando si parla di mangiare, Alessio non capisce più niente. Prima linea! Non potevamo esimerci dal parlarvi della cucina e dei piatti tipici canari. Una cucina povera, potremmo dire, contadina, che sfrutta tutte le materie prime dell'isola. Che ricordiamo ha un clima subtropicale, quindi molto diverso dal nostro. Ma prima di addentrarci nei segreti, parlarvi di prodotti tipici e di ricette proprio tipiche qui della nostra isola Gran Canaria, vi vogliamo fare una domanda. Quanto ne sapete di isole Canarie? Perché almeno noi, prima di trasferirci in materia di cibo canario, no. No, non avevamo molto le idee chiare e quindi vi facciamo un quiz, un test. Se io vi dicessi prodotto tipico canario oppure non lo so, ricetta canaria, cosa vi viene in mente? Vi viene in mente qualcosa? Se sì, scrivetecelo qui sotto nei commenti. Nella cucina canaria abbiamo moltissime preparazioni a base di verdura e ortaggi, ma anche di carne, pesce oceanico e frutta tropicale. Non dimentichiamo poi che queste sono isole fortemente influenzate da culture e tradizioni differenti. Quindi qui si può trovare veramente un mix di sapori provenienti da moltissime culture e continenti differenti. E iniziamo subito, senza perdere tempo, dai prodotti tipici. Quali sono i prodotti tipici di Gran Canaria? Iniziamo dai tuberi, patate e batate. Batate? Che sono le batate? Sì, c'è differenza. Entrambe sono arrivate qui subito dopo la conquista delle Americhe. Le patate sono quelle che conosciamo tutti normalmente, sono diffuse anche in Italia. La patata invece è la patata dolce americana, dal sapore quasi zuccherino, ideale per minestre e bolliti, di cui la cucina canaria è ricca, come ad esempio il famoso sancocio canario, di cui parleremo tra poco. E naturalmente vengono utilizzate anche per alcuni dolci. Poi, sempre tra i prodotti tipici di Gran Canaria, avremo moltissime verdure, crescione, bietole, rucola e cavoli, mais, patate per l'appunto, zucca e zucchine. Per non parlare poi dei pomodori, il pomodoro canario è una delle eccellenze del territorio. E naturalmente non può mancare la frutta tropicale. Il clima ha reso possibile la coltivazione e la diffusione di frutti tropicali, che dalle nostre parti vengono considerati rari ed esotici, come mango, papaya, avocado, java, ma anche le più comuni banane, ananas, fichi d'India, arance, pere, mele, nespole e uva. E c'è poi il platano, piccola banana dal sapore molto dolce, tipico delle Canarie ed è il frutto più coltivato dell'isola. Ovviamente tra i prodotti tipici di Gran Canaria non manca la carne. Tra le carni più consumate nella cucina tipica, coniglio, capretto e maiale. Per non parlare del pesce, siamo su un'isola, siamo circondati dall'Oceano Atlantico, il che significa pesce freschissimo, dentici, cernie, pesce azzurro. A Gran Canaria poi, in particolare, il pesce per eccellenza viene considerata la vieja, noto anche come pesce pappagallo per via del suo manto striato, specie autoctona dell'arcipelago, dalla carne bianca e delicata, tra l'altro protagonista pure di uno dei piatti tipici delle ricettine che vedremo tra poco. Ed infine non dimentichiamoci dei molluschi e crostacei, bulgaos, tipici dell'Atlantico, granchi, polpi, nonché l'aragosta canaria. Molto molto bene, e voi direte, ma cosa c'è di strano, cosa c'è di particolare? Tutto più o meno simile alla cucina italiana, forse a parte la frutta tropicale, diciamo, sono tutti prodotti che abbiamo anche noi. Ma
ciò che ancora non sapete è come essi vengono impiegati e come dunque vengono mescolati insieme nelle varie ricette tipiche canarie. Adesso vi elencheremo alcune ricette di piatti tipici famosissimi. Ed iniziamo con le famose papas arrugadas con mojo. Si possono trovare in tutti i ristoranti. Dette letteralmente patate rugose. Sono delle patate novelle cotte al sale, con la buccia, servite con una salsa mojo piccante, che è una salsa a base di aglio, cumino, peperoncini piccanti, paprika, olio e aceto. Che fame! Veniamo ora ad un'altra ricetta famosissima di Gran Canaria, la ropa vieja. Si tratta di uno spezzatino di carne con ceci, insieme a varie verdure come cipolle, peperoni, pomodoro, aglio e patate. E quindi ritroviamo molti dei prodotti tipici che abbiamo elencato precedentemente. Diciamo che ho notato che qui i bolliti, gli spezzatini, tutte le cose un po' sugose, a dispetto del caldo canario. Strano, sembrano piatti adatti al freddo e invece vanno moltissimo. E veniamo ora alla pata asada. È un cosciotto di maiale al forno aromatizzato con un trito di aglio, sale, paprika, origano e pepe, sfumato con vino e succo di limone. Ed ora parliamo di gofio. Del gofio in realtà vi avevamo già accennato in un precedente video, quello in cui vi portavamo all'interno di un supermercato qui alle Canarie. Vi avevamo fatto vedere lo scaffale pieno di farina di gofio. Il gofio è un prodotto tipicissimo delle Canarie ed è oltretutto un prodotto alimentare a cui i canari sono molto legati e affezionati, perché risale addirittura al tempo dei guanci. Si tratta di una farina, generalmente miscela di mais, ma può essere anche una miscela di cereali, che prima di essere macinati vengono tostati. Esso è alla base di una moltitudine di ricette canarie, come vi dicevo è utilizzatissimo. Tra cui il famoso gofio escaldato. Il gofio escaldato è una preparazione appunto a base di farina di gofio mescolata a brodo di pesce e aromatizzata con qualche foglia di mentuccia. Mi sento un po' borghese, mentuccia. La particolarità sta anche in come viene servito. Infatti si viene a formare una specie di pasta molle. È strano, sì, perché è molto lontano dalla cucina italiana. È un... non lo so... Non è un purè, non è una polenta, però si avvicina. Lo ricorda, ecco, e viene servito con petali di cipolla rossa all'interno, che vengono usati praticamente come cucchiaio per servirsi. Allora, devo dire che è molto buono, diverso dalla cucina italiana, ma molto buono. Tra l'altro noi lo abbiamo assaggiato sia al ristorante ma anche proprio preparato da un canario, da un nostro amico. Sì. Solo che dopo averlo mangiato e insomma la fiatella la socialità va a farsi benedire. Arriviamo ora al sancocio canario. Cernialessa con patate dolci e salsa piccante. Si accompagna di solito con salsa mojo piccante e peia de gofio. Peia de gofio, che cos'è? Arriviamo anche a lei. È la prossima ricetta di cui vogliamo parlarvi oggi. Chiamata anche gofio addensato, è una preparazione, un impasto potremmo dire, a base di gofio appunto, acqua, olio, zucchero e sale, che si impasta a forma di cilindro e si taglia a fette. Molto strano, direte voi. Noi lo abbiamo assaggiato, sempre preparato dal nostro amico canario, e effettivamente, confermiamo, è molto strano per noi italiani, perché in realtà non si capisce neppure se è un dolce o è un salato. Sì. È un impasto, una pappetta di gofio che si addensa e poi la si taglia a fette. Però loro la mangiano in genere insieme ai piatti salati. Sì, sì. Però in realtà il sapore è dolce. È vero. Cioè, io normalmente la associerei al dolce. Sì.
Però no, qui viene utilizzato associato a piatti salati. Ed è un altro degli innumerevoli modi per impiegare il gofio. Ed arriviamo ora alla vieja sancociada. Quante volte l'ho provato a dire questo nome? Innumerevoli! Vi facciamo siamo vedere. Vecchi. Vi facciamo vedere solo quella riuscita. Ciac, ridillo! Vieja sancociada! Si tratta di pesce pappagallo lesso con cipolla, pomodoro, peperone, limone, prezzemolo, zafferano, olio e sale. Questi, naturalmente, erano solo alcuni dei piatti tipici, tipicissimi della tradizione canaria. Non stiamo qui a elencarveli tutti, anche perché così perdereste il piacere della scoperta. E in realtà speriamo presto di potervi portare con noi in un bel ristorante tipico canario a assaggiare. Approvo. Alessio non vede l'ora. Ma nel frattempo, e prima di andare avanti, prima di arrivare ai dolci, sezione a te molto gradita, sì. Elenchiamo anche brevemente altre ricette tipiche famose. Come i karahakas, che sono dei fegatelli marinati. Oppure il potaje de berros, ovvero una zuppa di crescione. Oppure il rancho canario, che è una zuppa di pasta, legumi e carne. E poi ancora il puchero canario, un bollito di carne, verdure e legumi. Il mojo verde, salsa verde al coriandolo. E il conejo en salmorejo. Ovvero il coniglio marinato, e anche questa l'abbiamo ripetuta 50 volte. E veniamo ora ai dolci! Truchas de batata o cabello de angel. Capelli di angelo. Quasi. Sono delle frittelle ripiene di patate dolci e zucca candita. Abbiamo poi el helado con bieme sable. Un gelato a base di mandorle, zucchero, uova, cannella e scorza di limone. Poi abbiamo l'huevos mole, che in pratica è il nostro zabaglione con l'aggiunta di zucchero e cannella. E infine le tortitas de platano, ovvero platano fritto alla cannella. Non dimentichiamoci inoltre di menzionare tra i vari prodotti tipici di Gran Canaria anche il formaggio di Santa Maria de Guia, denominazione di origine protetta. Oppure l'almogrotte, anche se questo è più tipico dell'isola della Gomera, ma si trova comunque anche qui ed è un patè di formaggio spalmabile. Buonissimo! E poi abbiamo il chorizo de terror, la morsia, che è una salsiccia di sanguinaccio. E non dimentichiamo poi i vini canari, uno più buono dell'altro. E cosa manca? I superalcolici! Non dobbiamo assolutamente dimenticarci, infatti, del rum distillato e rum miel. Noi speriamo che questa carrellata di prodotti tipici e piatti canari vi sia piaciuta. A me è venuta fame. Adesso. Speriamo inoltre presto di potervi, come dicevamo, portare con noi proprio a mangiare al ristorante e quindi farvi proprio vedere, sperimentare, dirvi le reazioni a caldo sui vari piatti tipici. Quindi continuate a seguirci ed iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanella, perché così rimarrete aggiornati all'uscita di ogni nostro nuovo video. Se questo video vi è piaciuto, vi ha interessato e ora finalmente sapete cosa mangiare quando verrete in vacanza nelle isole Canarie, beh, lasciateci un bel like, bollicione all'insù. E se vi va, scriveteci un commento. Sì, noi amiamo i vostri commenti e non vediamo l'ora di leggervi. E a tal proposito, vi ringraziamo per il calore che ci date ogni volta che esce un nuovo video. Grazie. Sì, grazie. E dunque, non ci resta che salutarci e darci appuntamento al prossimo video. Suerte. Nos vemos. Ciao.